A Firenze, sulla sponda sinistra dell'Arno, tra il quartiere di Santo Spirito e quello di Porta Romana, svetta una delle architetture più massicce e imponenti d'Italia. Le pietre appena sbozzate e il suo aspetto severo ma elegante proteggono il fasto di appartamenti testimoni del passaggio di granduchi, re e imperatori e grandi raccolte d'arte che compongono il complesso museale più ricco e articolato di Firenze. Palazzo Pitti. La Reggia è un vero e proprio tempio dell'arte e ospita al suo interno la Galleria Palatina, la più famosa quadreria settecentesca italiana. I suoi oltre 500 capolavori provengono dalle collezioni dei Medici e dalle successive acquisizioni degli Asburgo-Lorena. Aperta al pubblico dal 1828, la Palatina, con il suo nucleo di opere del Rinascimento e del barocco italiano e fiammingo, è una delle più rare e ammirate collezioni di pittura al mondo. Palazzo Pitti è tutto un universo per sé, ma collegato con il resto del tessuto di Firenze. È proprio il luogo dove stava la famiglia granducale, poi la famiglia reale imperiale, fino all'ultimo re d'Italia. Quindi abbiamo un concentrato di arte e di storia come si trova in pochi altri luoghi su questo pianeta.